Siamo sui campi della bocciofila di Pozzo Strada, dove si stanno svolgendo le fasi finali degli incontri di bocce specialità a volo per quanto riguarda i Vol Master Game Torino 2013. Sotto un solo cocento, in 2 giorni, dove oltre 100 concorrenti si sono dati battaglia. Per gli over 45, finale terzo e quarto posto nel campo numero 4, tra Paolo Bagliola e Emilio Travellin contro Piero Pettigianni e Walter Tabone. Finale primo e secondo posto nel campo numero 3, tra Roberto Doria e Gianni Strocco contro Pierluigi Luciano e Giampiero Paschetta. Per gli over 60, finale primo e secondo posto tra Luigi Ambrogio e Roberto Pasquali contro Pierangelo Gili e Luigi Regis. Finale per il terzo e quarto posto, Giuseppe Camposeo, Mauro Vaglio contro Gino Moro e Enrico Pernetta. Durante la fase finale dell'incontro della specialità volo abbiamo approfittato per avvicinare il consigliere nazionale della Federazione Italiana Bocce, il signor Claudio Mamino, che ci ha fatto il punto della situazione. Dopo tanto lavoro e tanti sacrifici, i primi frutti a cominciare dalla sfilata di sabato. Ecco, la sfilata di sabato ha voluto significare l'amicizia, veramente un'amicizia che è nata fra persone che non si conoscevano, persone provenienti da tutto il mondo. Hanno parlato che oltre 10.000 erano atleti, con un pubblico attorno di almeno 40.000 persone, quindi 50.000 persone in via Po. Meraviglioso, è stata un'avventura stupenda. Io la chiamo avventura perché è una cosa irripetibile, è un'Olimpiade. Giunta alla sua 8ª edizione, la migliore fino adesso. Ma sembra così, a sentire gli addetti ai lavori, questa è stata un'ottima manifestazione sotto tutti i punti di vista. Direi come, prima di tutto, come adesione. L'adesione è stata, non so come quantificare, perché è una cosa assurda. Vedere personaggi che arrivano da tutto il mondo, ex campioni del mondo, abbiamo visto degli olimpionici, persone oltre i 90 anni gareggiare in tutte le specialità che per noi italiani sembrano cose assurde, e invece è normalità in altri paesi, particolarmente nel mondo anglosassone. Oggi siamo a Pozzo Strada per le fasi finali della specialità a volo. Anche qui è un successo. Sì, è stato un successo perché riuscire a portare tanti giocatori, anche di ottimo livello, perché abbiamo avuto giocatori di A, di B, di C e di D. Abbiamo avuto delle coppie femminili, tra cui una spettacolare che è riuscita a qualificarsi negli 8 perdendo l'ultima giocata per entrare anche nei 4 finalisti. Direi che come spettacolo, poi abbiamo visto anche gli spettatori, sono stati entusiasti e continuano ad essere entusiasti. Dopo 2 giorni di gioco intenso si sono concluse le gare per quanto riguarda gli over 45 e gli over 60. Per gli over 45, vittoria di Pierluigi Luciano e Giampiero Paschetta, medaglia d'oro. Roberto Doria e Gianni Strocco al secondo posto, medaglia d'argento. Al terzo posto Paolo Bagliola e Emilio Travellin, medaglia di bronzo. Per la categoria over 60, vittoria di Livio Ambrogio e Roberto Pasqualin, medaglia d'oro. Secondo posto per Pierangelo Gili e Luigi Regis, medaglia d'argento. Terzo posto per Vaglio Mario e Giuseppe Camposeo. Nel corso della manifestazione abbiamo incontrato il presidente della Federazione Italiana Bocce, Comitato Regione Piemonte, il signor Paolo Storto, il quale si è dimostrato soddisfatto fino a questo momento di come si sono svolti gli avvenimenti, in modo particolare la qualità del gioco espresso. Sì, noi siamo contenti come federazione di aver partecipato a questi World Master Game con grande sacrificio, ma soprattutto con la volontà di partecipare a questi, come tutte le altre federazioni, a questa grande manifestazione. Oggi si assegnano le prime medaglie del volo, la qualità del gioco mi sembra eccellente. Sì, la qualità è ottima, abbiamo dei giocatori di buono livello, sono in finale giocatori di categoria A e si vengono assegnate le medaglie per il volo per over 35 e over 60.
Quindi l'appuntamento è poi per la petanque e per la raffa. Sì, avremo le competizioni con stranieri e australiani, anche in competizione della petanca e francesi. Giocheremo alla Taurinense. E poi per la raffa invece? E per la raffa giocheremo giovedì e giocheremo al Fortino. Anche lì avremo partecipazione, oltre agli italiani, anche stranieri, tra cui australiani, che partecipano anche a questa particolare gara.